E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ci eravamo lasciati a Burning Steeps, quindi in un territorio 49-52. Noi siamo al 51, inizio livello, e dobbiamo assolutamente sbrigarci perché ovviamente voi come me non vedete l'ora di arrivare alle Outland, vero? È sicuramente così. Quindi andiamo a aggiornare la nostra cara istanza come sempre. Ah, e perdonatemi se in questo periodo escono video solo di leveling, che comunque mi portano via parecchio tempo, per carità. Però per fare i video più lavorati adesso sto un po' incasinato, sinceramente non ce la faccio a farli. Anzi, in realtà è un miracolo che ancora riesco a fare i video così, perché se vi dico le cose che faccio in generale io, insomma, è veramente un miracolo, perché praticamente adesso non ho ancora gli esami, ma tra un po' inizierà il periodo più brutto, uno dei più brutti dell'anno, in cui la mattina dedicherò principalmente solo allo studio. Devo ammettere che questo territorio è veramente carino, affascinante, già il suo perché è un po', diciamo, abbastanza triste come territorio, visto così tutto un po' fiammeggiante, eccetera, però... Allora ragazzi, finisco queste quest al volo e poi ci vediamo direttamente per consegnarle. E invece il nostro solito cambio di programma, perché ho già chiamato per l'instance. Ma qualche stronzo ha rifiutato, che sicuramente, se non sbaglio, era il tank, giusto? No, no, non DPS di merda, GG. Ma ti abbiamo ricevuto subito, guarda caso. Dai tank, fai la brava persona, eh? Su! Niente, il bastardo ha dovuto rifiutare, il bastardo. Vabbè, allora intanto noi continuiamo qui con gli obsidian cazzo in polvere. Porca troia, uno non si può sentare un secondo che niente, t'assalgono in mille. Guarda! Ok, ti hanno richiamato per le instance. C'è capitata un'instance veramente storica, veramente fighissima, Stratholm, che è veramente un punto cardine, penso, della storia di Warcraft, World of Warcraft. Ovviamente, come sapete, io non sono un espertissimo di lore, anzi, in realtà non so quasi un cazzo. Ho aggrado senza senso e adesso probabilmente morirò. Non voglio morire, grazie, grazie mille. E comunque è un'istanza che riguarda molto Lich King, perché questa, se non sbaglio, Dio mio, spero che non dia una cazzata gigantesca, ma è la città che Arthas ha corrotto, giusto? Cioè, no, la città che Arthas ha corrotto, è la città che Arthas praticamente voleva ammazzare tutti perché erano diventati tutti corrotti, ecco così. Ok, mi sono appena accorto di aver lasciato indietro una cazzo di instance di quest da questo tizio con un'armatura più che figa, direi. È appena morto il tank. Meraviglioso. Vabbè, tanto che fondamentalmente a questi livelli... Sì, vabbè, porca di una puttana, però stanno venendo fuori mob a ruota. Sì, sì, tutti sull'healer, stronzi. Zitti che forse l'abbiamo fatta, zitti. Ok, fermi un attimo. Allora, tanto per cominciare dobbiamo ricordarci di lootare queste banshee, perché ci sarebbe la quest. E poi dovrebbe esserci dentro queste supply crate laggiù un altro quest item. Comunque questa instance è un po' bassino per me, mi sa. No, 49 alla fine. Mi sa che su questa instance ci livelliamo pure, tra l'altro. Ah, quello era un boss. Ok, questa l'abbiamo finita. Quell'altro è un altro boss. Molto importante in questa instance che dovete ammazzare tutti i boss, perché sennò non vi apre una porta che sta verso la fine, se non mi ricordo male, perché pure questa instance è tanto che non la faccio. Ok, hanno ammazzato il nostro tank a caso. Ho capito che era... Oh, questi sono... questi sono buonissimi. Buonissimi. Oddio. Col cazzo, in realtà non sono buonissimi. Però ce li schiaffiamo lo stesso. Rettifico, dovete ammazzare tutti i boss di queste, diciamo, cappelle qui. E entrare e ammazzare tutti questi stronzi qua, che non so, manco Tuzadin lì incappucciati. Perché sennò non vi sblocca una porta che non mi ricordo dove sta. Mi ricordo un cazzo, fondamentalmente, sì, mi ricordo un cazzo. Voi ammazzate tutto e tutti, non vi sbagliate. Applicate questo principio.
Ecco, allora rettifico quello che ho detto prima di nuovo. Dovete ammazzare 1, 2, 3 boss. Perché qui dietro, come potete vedere, già hanno questi templietti. E dovete pulirli tutti e tre. Poi arriverete, vabbè, qua c'è un boss che sta da solo per cazzi suoi, normale. Qui c'è un cancello. Che se voi... che non si apre se voi non pulite prima tutti questi tre boss con le cappellette dietro. Qui sta il cancello. Se non dite, devi, non sai un cazzo, spieghi le roba, non sai niente, non sai niente. In realtà non me l'ha mai detto nessuno, però lo dico io. Perché adesso apro una piccola parentesi. Mi è andata abbastanza bene come youtuber. Passatemi il termine, che chiamarmi youtuber non è di certo una cosa giusta, perché fondamentalmente i youtuber ci vivono quel lavoro loro, quindi io non ci aiuto, certo. Però appunto come youtuber non ricevo troppe critiche. Giusto è qualcuno ogni tanto, perché per carità di Dio è giusto che ci sia qualcuno che non è d'accordo con quello che fai, ma su ogni campo della vita è così, quindi non è che mi posso lamentare. Però in genere ricevo per il 99% apprezzamenti, per fortuna. Quindi vi ringrazio tantissimo come sempre, che siete molto carini e pucciosi. Ecco quel cancello che vi dicevo, è là. No dai, come cazzo ho fatto a gra... Fuck! Aiuto! Aiuto! Li famo in solo, sti pezzi e merda. Che faccio da solo? Lo stupido. Solo lo stupido posso fare da solo. Ah no, non è vero, c'è il tank che mi ha salvato le chiappe. E intanto il terzo boss si leva dai coglioni, così che possiamo pulire anche questa crippeta. E possiamo avvicinarci verso l'ultimo boss. Cioè non è l'ultimo boss, però dobbiamo prendere quest'acqua santa che mi dice qua. Non so effettivamente dove, dentro qualche cassa. Siamo rimasti io e il tank. Cioè, vabbè, a fightare così, da soli. Gli altri sono levati al cazzo. Eccolo dove è sicuramente contenuta la holy water. Eccola lì. Luccicava un po' troppo per essere una cassa normale. Ecco, questo è il classico tizio che si è trasformato in uno zombie più grosso del solito. Come su ogni contesto di zombie che si rispetti, c'è sempre lo stronzo che diventa più grosso degli altri, che è uno, questo qui è l'esempio. Ma ci ha abbandonato immediatamente il nostro magistrato Bartilias. Infatti eccolo lì nelle sue forme normali. Arriviamo nell'andro dei cazzoni, che è costellato di questi schifi, non sanno, abomini, questi schifezze gigantesche. Ah, spero che vi sia piaciuto tantissimo il video, l'ultimo video, perché a me è piaciuto veramente tanto, ci ho messo un sacco di impegno a farlo. E infatti secondo me è venuto anche bene, solo che non ha ricevuto tantissime visualizzazioni come speravo, però fondamentalmente non fa niente, mi accontento che quelle persone che l'hanno visto, comunque siamo arrivati sempre a 50 mi piace, che è sempre un risultatone, quindi va benissimo. Io sono effettivamente dentro questo schifo, infatti se potete vedere, proprio una merda. Sto morendo infatti. Il tank muore, il tank sta morendo, 4%, no, ok. Levati grasso con queste chiappe bucate. Allora, uno se n'è andato. Sì, livelliamo senza dubbio, guardate le quest che c'ho da consegnare. E adesso là dentro c'è una specie di cripta di sotto, dove c'è l'ultimo boss, cioè il Lord Aureus Rivendare, Rivendare, non lo so. E eccolo. No, non è vero, queste sono le sentinelle guardie del tizio boss della vita. E adesso veniamo a scoparti, coglione! Sei abbastanza figo però, devo ammetterlo. E qui sarà una musichetta figa per tutto il fight. Fight purtroppo durato poco perché siamo troppo forti. Oh, intanto sono livellato solo con il bonus esperienza delle instance. Buonissimo. E in realtà potremmo già cambiare territorio di nuovo, perché ho fatto già il 52. Porcaccio, porcaccio. Allora, con queste quest spero di arrivare almeno a metà, vediamo se ci riusciamo. Già abbiamo 1, 2, 3, 4 da consegnare, quindi dai. Allora, hanno deciso di regenerare in instance intanto, il che è buonissimo. Sì, comunque ci sono arrivato tranquillamente a metà, GG. Manca solo lo stronzo del tank che accetta, mi sa. Accetta, su! Vabbè, io me levo dai coglioni intanto, ciao. Beh, sicuramente io finisco la quest che avevo iniziato, in più vado a consegnare quelle che avevo fatto prima, perché comunque è esperienza in più, che male non fa. Eccolo di un mucchietto di cacca, l'abbiamo trovato, tac, e adesso andiamo a consegnare.
È questo proprio il brutto delle instance, che livelli facilmente sì, ma non ti godi per un cazzo il territorio dove sei, perché io potenzialmente posso già cambiare territorio, ma ho scoperto metà, un terzo di questo territorio, cioè quindi è un po' uno spreco, diciamo. Sì! Ehi! Allora, arriviamo al 53 in questo video, visto che ci è rimasto così poco. Credo che queste due quest che c'è adesso siano sufficienti per livellarmi. Ammazzare un tizio boss finto e lootare un oggetto da questi stronzi inutili. Vieni qua, stronzo inutile. Molto figa l'ambientazione, però. Vabbè, tu dovresti essere un boss, dai, per favore. Guarda che finaccia che fai in 3 nanosecondi. Ciao. Scemo pagliaccio. Potrei anche scegliere di distruggere quel rogue, visto che vaffanculo faccio. Siete pronti, quiz? Allora, ingaggiamo. Così. A ruota. A ruota libera. Ammazzo, coglione! Coglione! Oh, ma che cazzo è? Ma quanti anni fa? Mori! Mori! GG. Ragazzi, War PvP, non me lo vede il cazzo. Livello pari, vabbè, sono 52, cambia poco. Tra l'altro lui è un cazzo di druido immortale, come avete potuto vedere, perché mi stava per cacca in testa, tra l'altro. Ok, andiamo a finire la nostra quest. Dopo aver fatto questo accenno di World PvP alla vecchia maniera. E voilà! Tutte e due le quest sono state fatte. E adesso ci andiamo a consegnare le nostre questine, perché tre barrette ce le facciamo, dai. Ce le facciamo che sì, e infatti è arrivato il 53. Allora, torniamo là e poi vediamo un attimo che territorio andare subito dopo. Swamp of Sorrow, mi dice. Sì, vabbè, tanto ci dobbiamo avvicinare verso Blasted Lands, quindi alla fine conviene. Allora, qui la quest la abbandono, perché tanto non ha senso mantenerla. Prendiamo quella di Swamp of Sorrow. Ragazzi, io per questo video vi saluto. E nel prossimo video ovviamente andremo a cambiare territorio e sicuramente ci sarà qualcosa di diverso. Vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.